Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Anche oggi Francesco, che doveva venire, non ha potuto venire per questioni di lavoro, per questioni di impegni abbastanza pressanti. Gli facciamo un saluto e un ringraziamento naturalmente per tutto quello che sta facendo ed è che è un lavoro estremamente importante. Bene. La trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo c'è un punto essenzialmente. Scusate un attimo. Cominciamo innanzitutto questo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Prima di cominciare la trasmissione, che continueremo il discorso sulla teogonia, un paio di comunicati. Il primo riguarda il modello 740. Ricordo che c'è il modello 740, modello 101, modello 730, cioè dichiarazioni dei redditi. C'è una casellina dove firmare per assegnare l'8 per 1000. Bene, per piacere, firmate per lo Stato, non firmate assolutamente per nessuna religione, non firmate assolutamente per i cristiani, non firmate assolutamente per quelle religioni che si sono presentate per dividersi l'8 per 1000. Se voi firmate, quando voi vedete le immagini dei cattolici che danno il pane, che aiutano l'affamato, ricordatevi che gli affamati li hanno costruiti loro, gli ammalati li hanno costruiti loro. A proposito di ammalati, martedì, parlando con il martedì di Franco, no? C'era un psicologo, psichiatra, endocrinologo qua presenti, che fra le altre cose parla anche lui, insomma interviene, rivolgendoci a Giuliano gli ha detto perché tu hai la pancia, perché hai avuto delle conflittualità con tua madre. Cioè, chiaramente non è che tutti quelli che hanno conflittualità con la madre hanno la pancia, però la tendenza ad ingrassare, la tendenza a somatizzare certi conflitti psicologici è una cosa ormai sperimentata in psichiatria e in psicologia. Naturalmente questo ti porta a somatizzare, non necessariamente la somatizzazione ti porta a far venire fuori la malattia o far venire fuori ciò che la persona ha dentro, cioè non sempre questo, però chiaramente costruisce all'interno della persona la tendenza a fare questo. La persona, seguendo quella tendenza, seguendo quegli impulsi, ha degli adattamenti anche fisiologici. Ebbene, se la conflittualità con la madre è il prodotto della pancia dell'amico Giuliano, ciò significa che la madre ha tentato di imporre il proprio ruolo di madre al di là di quelle che erano le tensioni di Giuliano, cioè ha tentato di prevaricare le tensioni e le aspettative di Giuliano con le proprie tensioni e le proprie aspettative. In realtà la madre non ha fatto altro che esercitare il proprio ruolo all'interno della famiglia, cioè la famiglia dei ruoli anziché la famiglia delle persone. Ed è la famiglia che vuole Wojtyla, è la famiglia che Wojtyla sta tentando di imporre. Per cui Wojtyla è responsabile della pancia di Giuliano ed è responsabile di tendenze all'obesità di molti ragazzi e di molti adulti che ci sono in giro. So perfettamente che fare il discorso in questi termini è stirato come un elastico che si sta spezzando, so perfettamente questo. Però quello che io voglio dire è che quando esistono delle contraddizioni, quando esistono delle contraddizioni sociali, quando esistono delle persecuzioni, quando esiste sottomissione all'obbedienza, al dovere, ci si scontra con le tensioni delle persone, degli esseri che tendono invece ad espandersi. Questo scontro di tensioni che avviene porta l'individuo più debole, cioè l'individuo che tenta di espandersi, a costruire degli adattamenti. Qualche volta questi adattamenti possono essere positivi per il sistema sociale, ma spesso sono degli adattamenti distruttivi, cioè che rendono faticosa la vita. Perché quella della pancia di Giuliano è un altro discorso, perché Giuliano dice: a me piace la pasta asciutta e mi mangio tanta di quella pasta asciutta perché a me piace, giustamente.
Però esistono delle somatizzazioni degli altri problemi invece che sono estremamente più pesanti e che sono dovuti agli ostacoli che vengono posti sul cammino delle persone, sul cammino all'espansione delle persone. Detto questo, detto questo, che non mi ricordo più, detto questo, dicevo che qualunque aiuto voi date alla Chiesa Cattolica, il suo scopo è quello di distruggere le persone costringendole in ginocchio, sempre. Pertanto firmate per lo Stato. Adesso effettivamente mi sono anche dimenticato da dove ero partito, vabbè. Un'altra cosa ancora, è arrivato Claudio, Claudio Presidente, mi ha portato un volantino di una conferenza. Una conferenza che verrà tenuta da Margherita Hack sabato 10 giugno a Treviso, casa dei Carraresi. Adesso ve ne vi accennerò un po' più per esteso. Claudio mi ha detto: ma a te ti piace Margherita Hack? Certo, ho detto, a me mi piace, cioè tutti gli specialisti mi piacciono, cioè tutti quelli che amano il loro lavoro, la loro materia, le loro cose mi piacciono, perché non deve piacermi. Allora, dopo ho letto alla fine, cioè le religioni sono in contrasto con la scienza, punto di domanda. Allora, la risposta è facile, questo è il tema delle conferenze della Margherita Hack, scienza e religioni, le religioni sono in contrasto con la scienza. Esattamente, ha ragione, cioè le religioni sono in contrasto con la scienza, meno che la stregoneria, la magia e il paganesimo politeista. È chiaro, cioè le religioni sono in contrasto con la scienza per il semplice fatto che le religioni rappresentano una verità. La verità, quando è rivelata, quando è imposta, quando è definita, si impone sugli individui attraverso dei dogmi. I dogmi di verità, cioè i dogmi delle religioni rivelati, la verginità della Madonna, questo è un dogma, Dio esiste è un altro dogma, Gesù è risorto è un altro dogma. Cioè tutti questi dogmi si impongono davanti all'uomo, cioè praticamente le religioni impongono i dogmi davanti agli esseri umani e sono dogmi di verità. Imporre i dogmi davanti agli esseri umani, cioè costringere l'essere umano ad accettare, a far proprio un dogma di verità, una verità, significa impedire all'essere umano di espandersi nella vita. Tu non puoi più espandersi perché te l'ho data io la verità, eccola qua, Dio esiste, ergo questa è la verità, tu devi accettare il dogma che Dio esiste, tu non puoi più cercare qualcos'altro, te l'ho data io la verità, dunque la tua espansione viene bloccata. Dunque la scienza, che invece è espansione di quella che è la ricerca, di quello che è la definizione della cosa, di quello che è la descrizione dei meccanismi, è in contrasto con ogni dogma di verità. Perché? Perché un dogma di verità bloccherebbe lo sviluppo della scienza. Dunque, è vero, le religioni sono in contrasto con la scienza. La risposta la diamo in positivo, meno che la magia, la stregoneria e il paganesimo politeista. Perché questo? Perché nel paganesimo politeista e i percorsi di stregoneria e di magia non esistono dogmi di verità, ma esistono dogmi di libertà. Cosa significa questo? I dogmi di libertà hanno una caratteristica, che non vengono messi davanti all'uomo, ma vengono messi alle spalle dell'uomo. Cioè, il dogma di libertà dice questo: la tua libertà nel vedere le cose, nel descriverle, nel percepirle, la tua libertà nel sistema sociale, la tua libertà nei rapporti col mondo, l'hai raggiunto, cioè hai raggiunto un certo livello di libertà. Bene, il livello di libertà che tu hai raggiunto non deve tornare indietro. Cioè, se hai raggiunto, facciamo un esempio che tutti possono capire, la libertà di stampa o la libertà di pensiero, nessuno può permettersi di tornare indietro dalla libertà di pensiero. Nessuno può permettersi di tornare indietro dalla libertà di stampa. Devono essere dei dogmi, cioè cose intoccabili, ma sono dogmi di libertà. E allora non li metto davanti all'uomo perché non impediscono all'uomo di espandersi, ma li metto alle spalle dell'uomo, nel senso che nessuno deve far arretrare la società, la percezione, il desiderio, il piacere, arretrarlo dal livello di libertà che ho raggiunto. Però posso andare avanti, perché non ho dogmi davanti. Io davanti ho l'infinito. Per cui dogmi di libertà stanno alle spalle dell'uomo, per impedire all'uomo di perdere la libertà che ha raggiunto. Mentre invece i dogmi di verità
delle regioni rivelate stanno davanti all'uomo per impedirgli di espandersi. Dunque, se noi come religione paganesimo politeista costruiamo dogmi di libertà e li poniamo a guardia della libertà raggiunta dall'uomo, libertà della percezione, libertà nella vita sociale, libertà di espressione, libertà di rapporti nella vita, li poniamo a guardia affinché queste libertà non diminuiscano, ma proprio perché sono a guardia che queste libertà non diminuiscono, l'uomo può espandersi nell'infinito, allora anche la scienza può espandersi all'infinito, perché la scienza è ricerca delle relazioni fra le cose. Dunque, tutte le religioni sono in contrasto con la scienza, meno che il paganesimo politeista, stregoneria e la magia. Tant'è che la scienza viene fuori dalla magia, cioè la magia e la stregoneria, l'alchimia e tutto il resto, furono le basi della ribellione all'oscurantismo cristiano, ricordiamocelo sempre. Allora vi dico questo, noi non abbiamo nessun problema di confrontarci con la scienza. Chiaramente io non mi confronterò mai con un astronomo, davanti a un astronomo che mi parla di astronomia io mi metto su attenti. È chiaro che finché lui mi descrive quello che è riuscito a conoscere mi va bene, quando comincia a fare ipotesi allora magari sto un po' più attento. Davanti a un medico, finché mi descrive quello che conosce mi sta bene, quando dopo si arrivano alle ipotesi sto più attento, naturalmente posso anche contrastarlo, però davanti a uno specialista nella materia, davanti a uno, un vero specialista, non sto parlando di truffatori tipo preti, o tipo, sto parlando di gente che lavora effettivamente all'interno della propria materia, io posso solo che mettermi sull'attenti finché loro mi descrivono le cose. Diverso è il discorso quando invece queste cose vengono trasferite e incidono sulla vita delle persone. Quando questi elementi arrivano ad incidere sulla vita delle persone, là è il compito della religione, del paganesimo politeista. Cioè là interviene proprio perché? Per salvaguardare i dogmi di libertà dietro all'uomo e salvaguardare lo sviluppo della vita. E là è la religios, là è la religione. Infatti perché? Sentite molto parlare di me contro il cristianesimo, contro il pazzo di Nazareth, contro il macellaio di Sodoma e Gomorra, contro i dogmi cristiani, perché questi sono dogmi di sottomissione, sono l'espressione nella società e nell'uomo della magia nera, della distruzione della vita, e questa è la descrizione del male rispetto al paganesimo politeista invece che è espansione dell'uomo nell'universo, tant'è che come pagani affermiamo di essere dei fra dei, cioè questa... Scusate, questa è la definizione esatta, pertanto non abbiamo limiti in avanti, abbiamo dei limiti fisiologici, abbiamo dei limiti di tempo, tutti moriamo, abbiamo dei limiti spaziali, abbiamo dei limiti dati dalla nostra fisicità, ma non abbiamo dei limiti nella conoscenza e nella consapevolezza, sono limiti per quello che noi siamo, però non è che dire tu arrivi fin là e dopo basta, no, col cavolo, cioè esiste sempre un'espansione dell'uomo. Per cui, torno a ripetere, tutte le religioni sono in contrasto con la scienza, meno che il paganesimo politeista e la stregoneria. Chiaro questo? Tant'è che se voi vi prendete in mano Lucrezio, quello che vi ho letto l'altra volta, già ai tempi di Lucrezio, che erano 100 anni avanti Cristo, per cui coi tempi di sviluppo del pensiero scientifico, i tempi di comunicazione, eccetera, cioè quelle ipotesi, cioè quelle affermazioni che faceva sia sugli atomi, sulla materia, sul mare, sull'evaporazione, sul modo di leggere la vita del mondo che ci circonda, erano già osservazioni scientifiche che noi abbiamo dovuto aspettare praticamente 600, 700, 800 per cominciare a farle. Cioè la conoscenza scientifica, cioè la capacità, l'attenzione più che altro per il mondo che ci circonda, che poi si trasformava in conoscenza scientifica, noi abbiamo dovuto aspettare praticamente 1500 anni che passasse l'orrore cristiano per riuscire a riprendere un discorso che in realtà era già avanti. La scienza medica è stata distrutta dal cristianesimo. A Roma la scienza medica era una cosa normale, andare dall'oculista che ti sistemasse gli occhi, naturalmente non per tutto quei mezzi di allora, indubbiamente, cioè non aveva mica tecnica laser che si usa adesso, però per esempio il lavarsi, farsi un bidet, il bagno pubblico dove ci si lavava,
Sapete quante malattie i cristiani hanno imposto con la violenza agli esseri umani per impedire il corpo, la dannazione del corpo, il peccato, tutto il resto? Cioè, c'era una mancanza di attenzione, una mancanza di pietas, perché dopo era pietas, per il mondo circostante, che veramente faceva, nel cristianesimo ha fatto schifo. Ed è la distruzione della scienza, la distruzione di qualsiasi livello scientifico raggiunto, è stato fatto dal cristianesimo, perché in questo modo si possono mettere in ginocchio gli esseri umani. Vabbè, allora, questo, il paganesimo politeista, la stregoneria e la magia è l'unica religione che non è assolutamente in contrasto con la scienza, anzi, la scienza è proprio uno stimolo per andare avanti, perché se venisse la scienza, trovasse qualcosa di quello che io dico che è in contrasto con quanto io dico, benissimo, cambio quello che dico, non ho problemi, perché? Perché io vado a costruire libertà, cioè, se i miei occhi si ingannano e scopro che i miei occhi si sono ingannati, bene, cambio. Non ho problemi, capito? Perché? Perché devo costruire la libertà dell'uomo, non la sua schiavitù. Torno a ripetere ancora, sabato 10 giugno del 2000, alle ore 17 a Treviso, presso la casa dei Carraresi, sala dei Brittoni, a noi non ci daranno mai una sala qua per fare conferenze, naturalmente, gentilmente concessa dalla Cassa Marca, Margherita Hack terrà una conferenza dibattito sul tema scienza e religioni. Le religioni sono in contrasto con la scienza? E l'organizzazione è fatta dall'Associazione Filosofica Trevigiana. A proposito, questa Associazione Filosofica Trevigiana ha un sito internet nel quale ha pubblicato alcuni pezzi per quanto riguarda la demoniaca, alcuni pezzi cattolici, no? Di vescovi cattolici, per quanto riguarda la demonologia, scusate, e li ha trovati molto squallidi, cioè li ha trovati molto poveri, senza nessun costrutto, ma in effetti è vero, non esiste nessun costrutto su questo. Niente, era un appunto che facevo io. Poi è stata organizzata dall'Associazione Mazziniana Italiana, Circolo di Treviso, e dal Circolo Culturale Bertrand Lass, sede di Treviso. Allora, appuntamento è sabato 10 giugno 2000, alle ore 17, Treviso, casa di Carraresi, sala dei Brittoni. Margherita Hack terrà una conferenza sul tema scienza e religioni, le religioni sono in contrasto con la scienza, meno che il paganesimo politeista e la stregoneria. Boh, detto questo, abbiamo tenuto un ampio discorsetto, ricordo che ad agosto ci sarà l'incontro sull'altipiano di Asiago, una domenica di agosto, non so esattamente quando, lo stabiliremo. Tutte le persone dell'anno scorso che hanno partecipato lo scorso anno possono partecipare, e se qualcuno vuole aggregarsi prende contatto o con me o con l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, per accordi vediamo, insomma, che posti non ce ne sono tantissimi, comunque vabbè, non facciamo raduni di massa, i nostri sono cerimonie piccole, discrete, e che rappresentano l'intento davanti al mondo, l'intento dei partecipanti davanti al mondo. Chi intende partecipare prepara il suo mazzetto di piante aromatiche, quelle che gli piace di più. Arriveremo sul posto, faremo questo piccolo fuoco, cioè questa, dal punto di vista, diciamo così, del fuoco in se stesso non è molto grande, però l'importante è che ci sia partecipazione emozionale delle persone e la loro rappresentazione, perché praticamente è come se chiamassimo il mondo a testimoniare della nostra presenza. E naturalmente noi ci esponiamo al mondo, cioè noi siamo qua, diciamo al mondo, noi siamo qui per affrontare la vita, siamo qui per prendersi le nostre mani la responsabilità della vita. Sarà silenzioso anche quest'anno, o comunque chi ha da dire qualcosa dice. Volevo aggiungere una devozio, ma è ancora troppo presto, visto, aspetteremo ancora un anno o due prima di aggiungere la cerimonia della devozio e fare il rito completo come deve essere. Dopodiché ritorneremo ad Asiago, e niente, dopo andremo a celebrare Baco e Dioniso in una specie di piccolo ristorante, e la mangeremo, berremo, ci racconteremo e faremo quattro risate come lo scorso anno, né più né meno. Boh, per appuntamenti, allora, o Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casa della postale 53 Marostica Vicenza, oppure Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera.
Bene, detto questo, allora ci riprendiamo il discorso sulla teogonia di Esiodo. Un attimo, vi do 2 secondi di musica prima di che mi preparo. Bene, vi ricordate dove eravamo rimasti l'ultima puntata? Eravamo Eros, il più bello fra gli immortali, e la spinta verso la trasformazione eterna che in ogni essere e in ogni coscienza di sé impone il bisogno della relazione finalizzata alla trasformazione nell'infinito, dilatando la coscienza di sé nell'oggettività in cui si è formata. Eros, l'intento, ricordatelo sempre. È una divinità, Eros, è una coscienza in se stessa, ma è talmente inconoscibile, cioè nel senso che siamo quasi impossibilitati a vederla come coscienza, a sentirla, a percepirla, ed è talmente estranea a noi stessi, cioè noi esseri della natura, che l'unico modo per riuscire a percepire Eros, a percepire questa forza, è quello che a noi, dentro di noi, ci spinge a dilatarsi nella vita. E non per niente, proprio nella teogonia, ma anche in tutto il resto del paganesimo, dopo la percezione dell'esistenza dell'intento, dopo la percezione di Eros, questo Eros tenderà a sparire. Tenderà a sparire per diventare Eros, l'amorino, la rappresentazione del sesso, che fra le altre cose, proprio l'apparato sessuale, cioè il sesso, è l'elemento centrale che spinge gli esseri della natura ad espandersi. Cioè noi alimentiamo l'essere natura, cioè alimentiamo Era, attraverso l'attività sessuale, cioè i nostri figli, i figli dei nostri figli. In questo modo l'essere natura si trasforma e si costruisce. Per cui l'eros primordiale, cioè l'eros assoluto, l'eros dell'universo, è talmente estraneo alla nostra coscienza, alla nostra consapevolezza, anche al raggiungimento, anche in percezione alterata, cioè, e nello stesso tempo attraversa ogni oggetto, attraversa ogni ente, attraversa ogni presenza, ogni frammento di energia vitale, e si presenta all'interno di ogni oggetto, di ogni ente, in maniera talmente diversa da essere parte di quell'inconoscibile che noi non siamo in grado di raggiungere. Ne conosciamo la presenza, perché davanti all'inconoscibile l'individuo diventa pazzo, cioè non sa più che pesci pigliare. E ne percepiamo la presenza anche nelle azioni di tutti i giorni, cioè l'intento lo conosciamo, cioè il mio intento lo so, o almeno so nella ragione quali sono le mie intenzioni, per cui ho delle rappresentazioni dell'intento, ma l'intento in se stesso è una divinità talmente enorme, talmente immensa e talmente finalizzata da essere al di fuori di qualsiasi percezione che io ne ho, però la individuo, e l'individuo gli effetti di questa divinità in ogni anfratto della vita, in ogni anfratto della vita degli esseri della natura, della vita dell'universo. Pertanto Eros, da questo punto di vista, è una cosa spaventosa, nel senso che effettivamente spaventa, nel senso che è fuori dalla nostra percezione, nello stesso tempo è finalizzato, cioè ha un fine, cioè il fine di Eros è quello di trasformare tutta l'energia dell'universo da inconscia a consapevole. Pertanto ha una funzione che è spaventosa. Nello stesso tempo non gliene frega niente in quale modo lui riuscirà a trasformare l'energia vitale da inconscia a conscia. Non gliene frega niente degli esseri. Non gliene frega niente dei pianeti, eccetera. A lui quello che gli interessa è alimentare le tensioni. Per cui, a un certo punto, se le tensioni sessuali portano l'individuo ad andare fuori di testa pur di essere soddisfatti, questo è una preminenza di Eros. Pertanto, pensate un po' che razza di devastazione ha fatto il cristianesimo tentando di mettere il bavaglio, tentando di sottomettere una delle più grandi potenze che ha costruito tutto l'esistente. E quando dico tutto l'esistente, sto dicendo dalle galassie infinite e da miliardi di anni, e ha preteso di uccidere questa divinità, questa forza divina all'interno degli esseri umani per poterli trasformare in bestiame da portare in ginocchio. Pensate quante devastazione emozionale ha costruito il cristianesimo. Eros
è essenza di ogni esistente, la sua rappresentazione, il fine delle sue azioni. Non esiste offesa alla vita che non sia un'offesa ad Eros. Eros è l'anima di Gaia, l'anima, la sua ricostruzione. La prima ricostruzione di Gaia che appare agli occhi del veggente umano è il cielo stellato. E da qui riprendiamo la trasmissione. La prima coscienza di sé che il veggente umano incontra, oppure se preferite l'ultima, prima dell'immenso silenzio, dipende se andate avanti o indietro nel tempo, è il cielo stellato. Il cielo stellato appare al veggente come coscienza di sé unica, con una forma e un nome, con apparizioni e caratteristiche proprie dell'intento che egli percepisce, il suo essere Eros. Allora, questa merita un po' una spiegazione a parte per questione della veggenza. Quando riuscite a vedere le coscienze del mondo che vi circondano, almeno questo è il mio percorso, non è che si vedono tutte le singole coscienze, ma le singole coscienze di una specie appaiono come la coscienza della specie. Faccio un esempio. Quando io ho parlato con un albero, perché ho percepito la coscienza di quell'albero, e quell'albero era un apprendista stregone della sua specie, era come se io parlassi con tutta la specie, era come se io comunicassi con tutta la specie. In realtà non è così. Però in quel momento tutta la specie mi è apparsa attraverso quell'albero, cioè era come se io comunicassi con tutta la specie. Allora, quando uno dice, trovate nelle leggende per esempio americane, è venuto il lupo, no? Quel lupo magico è come se avesse portato tutta la specie dei lupi a partecipare a quella storia o a quella leggenda. Ed è una prerogativa dei veggenti. Il cielo stellato, se riuscite a costruire un canale emozionale con col profondo universo, vi appare come unico, vi appare la vostra coscienza, la vostra consapevolezza come unico. Mano a mano che voi approfondite la correlazione fra voi e il cielo stellato, allora vi accorgete che da sprazzi di cielo vi arrivano sensazioni diverse. E allora, da ciò che è Urano stellato nel suo insieme, che può apparire al veggente che per esempio ama le costellazioni, ama il cielo, si accorge che i frammenti di cielo gli danno delle sensazioni diverse. E allora, un po' alla volta, mano a mano che approfondisce la sua veggenza, ogni stella, ogni frammento di stella, ogni costellazione gli darà delle sensazioni diverse. Cioè praticamente è come se lui entrasse in comunicazione o in comunione con ogni stella del cielo. Però prima di arrivare alla comunione, alla comunicazione con ogni stella del cielo, vedrà Urano stellato. Cioè avrà la sensazione di essere in presenza con il cielo nel suo insieme, cioè il cielo come essere, il cielo come consapevolezza. Se vi piace passare le nottate, specialmente che adesso è inverno, seduti in una sdraia a contemplare il cielo, sprazzi di cielo, specialmente quando il cielo è limpido, e guardarvi le stelle, un po' alla volta, chiudendo il dialogo interno, costruendo il silenzio e guardando le stelle, un po' alla volta la vostra percezione si aprirà, perché Urano stellato è di una potenza immensa. L'essere natura è qui vicino, gli alberi ci sono vicini, gli esseri animali ci sono vicini, è facile entrare in collegamento con loro. Urano stellato è più distante, è più staccato, è più menefreghista degli esseri umani, ma se voi cominciate a concentrarvi là sopra la vostra attenzione, un po' alla volta si aprirà a quello che sono sensazioni diverse e sensazioni sconosciute. Potete farlo tranquillamente, questo è un esercizio che porta alla comunione, cioè la contemplazione, si chiama contemplazione e meditazione, questo, con uno sdraio di notte o sera tardi, quando il cielo è limpido, naturalmente dove il cielo è limpido, vi state a guardare le stelle, chiudete il dialogo interno e contemplate il cielo. Un po' alla volta le vostre sensazioni si modificheranno giorno dopo giorno e avrete una sensazione diversa di vedere il cielo. Cioè, fatelo come esperimento e riuscirete a capire cosa significa Urano stellato.
Il cielo appare al veggente come coscienza di sé unica, con una forma e un nome, con un'apparizione e caratteristiche proprie dell'intento che egli percepisce, il suo essere Eros. Guardatelo con questa intenzione e vedrete che non avrete più la sensazione, specialmente i cristiani, di avere attorno Dio. Quello fa parte del condizionamento educazionale. Eros, il più bello fra gli immortali, che rompe le membra, e qui torna al discorso del travolto, oppure che scioglie i legamenti, è uguale, però a me tutto sommato preferisco questo, cioè praticamente che rompe tutti gli ostacoli, che rompe gli ostacoli posti dalle verità rivelate, che rompe gli ostacoli della percezione, che rompe gli ostacoli della libertà, che rompe gli ostacoli delle manifestazioni di se stessi. Questo è Eros, il più bello fra gli immortali, che rompe le membra e di tutti gli dei e di tutti gli uomini doma nel petto il cuore e il saggio consiglio. Eros rompe le membra, Eros rompe la forma della rappresentazione della coscienza di sé, Eros proietta ogni coscienza di sé oltre la forma nella quale si costruisce, la proietta oltre i mutamenti, domando la veemenza del sentire che spinge il cuore a fare della forma in cui si esiste l'unica forma in cui concepire l'esistenza. Eros rompe le membra della ragione, la sua fissità per spingere l'essere a spostare lo sguardo nello sconosciuto che lo circonda, il saggio consiglio che spezza la gabbia di ogni presente che vorrebbe racchiudere in sé il divenuto di ogni coscienza di sé. Ogni gabbia che vuole bloccare lo sviluppo del potere di essere di ogni coscienza di sé nell'universo. Il saggio consiglio di Eros che negli esseri diventa tensione e necessità espressa nei fini delle loro azioni per la costruzione del loro futuro. Necessità e intento, Il padre, ricordatelo sempre. Eros, il seme dell'universo dalla cui forza Gaia rigenera se stessa. Il cielo stellato appare al veggente come un corpo che davanti a lui esprime la sua coscienza di sé umana per presentargli i suoi bisogni in relazione all'esistenza dell'essere umano. Il cielo stellato appare attraverso la sua volontà e l'esercizio delle sue determinazioni in relazione alla percezione del veggente umano, all'esercizio della sua volontà e del suo essere Eros. Ricordate che il termine determinazioni lo uso non come lo trovate nel dizionario, ma come estensione di quella che è la filosofia deterministica, cioè determinazioni sono le relazioni obbligatorie che noi abbiamo col mondo, cioè per costruirmi io devo usare le mani, perché io sono un essere umano e ho le mani, dunque la mia relazione col mondo faccio con le mani e con tutto il resto, chiaramente le mani è un esempio caratteristico. Pertanto una stella costruirà le sue relazioni col mondo con cose diverse dalle mani, perché lei è una stella. Allora le determinazioni della stella sono determinazioni diverse dalle mie. E questo vale per i virus, vale per i batteri, vale per qualunque altra cosa. Urano. Urano emerge dalla dissoluzione di Gaia. La coscienza di sé Gaia cessa e nel silenzioso erebo appare notte. Dalla notte emerge giorno, quale manifestazione di Urano. Urano è il giorno, emergente dall'erebo, quale manifestazione della dissoluzione della coscienza di sé Gaia. Gaia non esiste come sostanza, le coscienze sono Urano, la sostanza è etere. Urano stellato, le stelle diventano coscienti di sé e formano gli ammassi stellari che si trasformano, si adattano e divengono. Urano stellato è la prima manifestazione della germinazione della nuova coscienza di sé Gaia. Urano stellato, nella teogonia, sta ad indicare le costellazioni che prendono coscienza di sé. Per estensione, ogni pianeta che prende coscienza di sé. Vedremo come invece la Terra verrà chiamata Gaia, per esempio, o Gea. Gaia e Gea, è la stessa cosa, Sta a indicare la coscienza di sé dell'essere Terra che pratica la propria consapevolezza. Gaia non è la Terra, né Urano stellato è la singola stella. Gaia è necessità e Urano il cielo stellato. Chi guarda sono gli occhi degli esseri umani che, sviluppato il Dio che cresce dentro di loro, volgono lo sguardo al tempo che fu e colgono le trasformazioni che li portarono ad essere ciò che sono. L'essere terra si trasforma, ciò che muta è ciò che viene generato. Ciò che viene generato costruisce le condizioni per nuovi mutamenti, per nuove generazioni. L'essere terra è parte di Urano,
è parte del cielo stellato. Gaia e Urano sono uno nelle trasformazioni dell'essere Terra. Come Urano è composto dagli infiniti mondi delle galassie, così l'essere Terra non sviluppa solo la sua coscienza come essere in sé, ma sviluppa la sua coscienza di sé anche come risultato della coscienza di sé di molte sue parti e di generazioni sviluppatesi nei suoi mutamenti. Gaia è sostanza dell'essere Terra. Urano è l'insieme universale di coscienze di sé planetarie, stellari e galattiche che, seguendo la propria sequenza di mutamenti, tendono a costruire la loro coscienza di sé, proiettandola nell'infinito dei mutamenti. Gaia può essere usata per indicare l'essere Terra, perché quando abbassiamo lo sguardo l'essere Terra sta all'essere natura, come Urano stellato sta alla Gaia che fu. La germinazione delle coscienze di sé nel cielo stellato è uguale alla germinazione delle coscienze di sé nell'essere natura. Gaia è sostanza di queste e quelle. Gaia è sostanza di quanto da incosciente diventa cosciente. È la sostanza sulla quale si innesta la consapevolezza dei soggetti. Urano è il grande crogiolo delle coscienze di sé planetarie, il cielo stellato che, acquistando coscienza di sé, alimenta i propri cammini di eternità. Gaia costruisce altri crogioli attraverso i quali l'energia vitale da inconscia diventa coscienza di sé. I due grandi crogioli della vita sopra i singoli pianeti, le singole stelle, le grandi galassie. I monti grandi, grato soggiorno alle dee ninfe, sede della nascita e formazione della coscienza di sé degli esseri di sola energia vitale. Questo crogiolo, i monti grandi, è un'altra divinità che insieme a Urano stellato e a Ponto si affiancano, cioè Urano stellato, i monti grandi e Ponto. Questi tre individui, questi tre esseri, queste tre coscienze, questi tre sono tre crogioli della vita. In questi tre crogioli della vita Gaia trasforma la sua incoscienza, cioè ciò che lei è, cioè energia vitale inconscia, in coscienza. Allora, il primo è Urano stellato ed è le costellazioni, le stelle, i pianeti, ciò che sta nel cielo. Il secondo sono i monti grandi, e i monti grandi è il grato soggiorno delle dee ninfe, sede della nascita e formazione della coscienza di sé, degli esseri di sola energia vitale. Questo crogiolo è figlio di Gaia, nasce dalla necessità di trasformare quanto è inconscio in cosciente. Quel crogiolo funziona, amalgama le coscienze di sé nate dalla terra e dallo sgorgare delle acque con le coscienze di sé di sola energia vitale, fonde gli intenti, l'eros dell'espansione soggettiva, del piacere soggettivo. È un grato soggiorno in cui la coscienza si sviluppa e una grande quantità di inconscio diventa cosciente, iniziando un cammino nell'eternità dei mutamenti. E questo è relativo non solo alle ninfe, non solo a quanto sgorga dalla terra, ma anche relativo agli esseri di sola energia vitale. Anche gli esseri di sola energia vitale trasformano una parte di inconscio, sono parte di energia vitale inconscia, in coscienza, per cui fanno parte del grande ciclo dell'universo. Da sé Gaia genera Ponto. Ponto, il mare infecondo di gonfiore furente. Ponto senza amore gradito. Ponto è il grande crogiolo dell'essere natura. Vedremo poi com'è anche qualcos'altro. Ponto è il mare senza vita, senza coscienze, che si espandono al suo interno, ma gonfio e furioso nel suo andare e venire. Gonfio e furioso mentre rivendica davanti all'infinito del Padre la necessità che lo generò ed Eros che ne determina necessità d'espansione, il diritto a generare vita che attraverso le sue trasformazioni generi coscienza, trasformando l'inconscio in conscio, cosciente gli stesso, esprimendo volontà nell'esercizio delle sue determinazioni. E vedremo cosa nasce poi da Ponto e Gaia. Tre grandi crogioli, figli di Gaia, tre grandi crogioli che forgeranno le coscienze di sé,
le coscienze di sé prenderanno in mano la responsabilità e la determinazione della loro esistenza, rispondendo al travolgente Eros e ricostituiranno la coscienza di sé universale. E ci riusciranno, che noi lo vogliamo o non lo vogliamo. Gaia, sostanza delle trasformazioni, Gaia, madre dei crogioli della vita. Gaia, sostanza della coscienza di sé e ciò che era, e sostanza della coscienza di sé che sarà. Attraverso Gaia sgorgano alla vita i suoi figli, attraverso Gaia i suoi figli alimentano necessità e intento nelle loro trasformazioni. Esiodo ci parla di due linee di trasformazione divina, Gaia che si unisce a Ponto e Gaia che si unisce ad Urano. Gaia è sostanza, Ponto ed Urano i crogioli. Essi sono il vaso della vita, il vaso della Pandora universale. In essi Gaia prende forma, tensione e determinazione. Gaia è il ferro della costruzione e i crogioli sono le forge che ne modellano la forma, proiettandola nell'infinito dei mutamenti. Anche i monti grandi sono crogioli nei quali nasce e si sviluppa la coscienza di sé di essere di sola energia vitale, ma quella linea di formazione della coscienza di sé è estranea agli esseri umani, anche se le vie della conoscenza e la consapevolezza si intrecciano. Inoltre, Gaia non si unisce con i monti grandi, ma quanto avviene nei monti grandi avviene in Gaia, perché i monti grandi sono parte di ogni Gaia in quanto essere planetario, essere stella. In altre parole, sono le individualità specifiche che si esprimono all'essere umano come Urano, il cielo stellato. Ogni Urano nell'universo si accoppia con Gaia. Ed ogni incontro fra ogni singolo Urano, Gaia genera le forze della trasformazione e della vita. Su quanti Urano, Ponto si scaglia forte e duro sulle rocce di rive senza vita? Quanti ponti sono mari grandi di ammoniaco o mercurio? Chi di noi può descriverlo? Quanti di noi oggi, ora, lo possono immaginare? Quanti sono gli oceani di energia vitale che si infrangono come onde sui pianeti? Immagini di scogli che incontreranno, mari infecondi, pronti ad accogliere e alimentare la vita. Su quanti monti grandi, e qui riprendiamo il discorso che avevamo, rifacciamo un attimino che abbiamo letto prima, monti grandi in infiniti Urano, nei recessi dell'universo, nei loro recessi sono dimora delle ninfe, noi volgiamo lo sguardo in basso, nella trasformazione che portò ad essere ciò che noi siamo. Ed Urano, giacendo in amore con Gaia, facendo vibrare il nostro mondo con Eros che spingeva, presero forma i Titani. Oceano, Coio, Crio, Giappeto, Iperione e Cronos. Con essi furono le Titanidi, Teia, Rea, Temi, Mnemosine, Foibe e Teti. Urano bloccava lo sviluppo della vita. Egli, divorando i suoi figli, li rendeva impossibilitati a far germogliare da se stessi le coscienze di sé. Urano, giacendo con Gaia, costruiva le condizioni per lo sviluppo di altre forme di coscienza di sé, ma ne soffocava le possibilità impedendo loro di germinare nel seno di Gaia. Prima di loro altre forme di coscienza di sé presero a pulsare i ciclopi nel cielo, tuono, folgore e baleno, bronte, sterope e arge, insieme a loro nacquero i centimani e gli ecatonchiri, Briareo, Coto e Gige, come i ciclopi sono il respiro del cielo, così gli ecatonchiri sono il respiro del nebbioso Tartaro. Respira la vita nel cuore di Gaia. Gaia freme affinché la vita, spinta dal grande Eros, prenda il suo corso. Tutto è fermo, tutto è immobile, mentre le trasformazioni anelano al movimento. Eros spinge le coscienze in Gaia a sommare la propria volontà a necessità che le ha generate. Volontà non c'è nelle coscienze di sé nate da Gaia e Urano stellato. Urano ne soffoca le trasformazioni, ne annichilisce l'espressione, incute il terrore della sottomissione e dell'impotenza davanti all'immenso. Il loro respiro è silente nell'immenso. Così da Gaia emerge la falce della vita, volontà. Gaia la offre ai suoi figli, affinché determinano loro stessi nell'infinito dei mutamenti, riportando Gaia a ciò che fu, in risposta al saggio consiglio di Eros. Presto, creata la specie del livido adamante, fabbricò una gran falce, si rivolse ai suoi figli e disse loro, aggiungendo coraggio al loro coraggio: voi siete la vita, portatori di coscienza e consapevolezza,
prendetevi nelle vostre mani il vostro divenire, il vostro destino. Esiodo necessita di sottolineare l'ingiustizia di Urano. Urano il malvagio vuole impedire che i suoi figli adamantini affrontino l'eternità. Gaia sottolinea la malvagità di Urano. Così Crono, mentre afferra la falce della volontà, trasformandola in determinazione per la costruzione del futuro. Quanto è malvagio Urano, che impedisce ai suoi figli di costruire e determinare loro stessi. I figli sono figli fin tanto che la determinazione soggettiva non li porta a diventare padroni della loro esistenza. I figli sono figli fin tanto che non riconoscono il potere di essere che dentro di loro emerge per divenire nell'eternità dei mutamenti. I figli sono figli fin tanto che non affrontano i loro genitori nel combattimento della vita, distaccando da loro il loro divenire. Non è malvagio Urano, non è malvagio Crono. Ognuno di loro costruisce loro stessi nell'armonia col mondo circostante. È Crono a ferra volontà. Madre sarò io, lo prometto, che compirò questa opera che d'un padre esecrabile cura non ho, sia pur mio che per primo compì opere infami. Quali opere infami compì Urano? Non permise ai suoi figli di esistere indipendentemente da se stesso. Costrinse i suoi figli a modificarsi nel grembo di Gaia senza assaporare il respiro di libertà. Questo è il grande delitto di Urano, del quale i suoi figli vogliono ribellarsi. Urano imponeva a se stesso il cielo stellato. Il cielo stellato come unica via alla trasformazione dell'inconsapevole in consapevole. Gaia è l'infinito in ogni specifico mondo del cielo stellato e soffriva ogni Gaia nel vedere i suoi figli, la sua coperta, lo sviluppo della propria coscienza di sé e della propria consapevolezza soffocata dal cielo stellato che imponeva il proprio esistere e le proprie trasformazioni. Il mutamento riafferma se stesso. Il diritto al proprio potere di essere nei confronti di Urano, l'immenso stellato. Brandita volontà, costruita da Gaia, riafferma libertà nel costruire se stessa. Così la lama forgiata da Gaia è volontà, ma le mani che la brandiscono sono generate da Eros, l'intento che si manifesta attraverso libertà. E gli diede in mano la falce dai denti aguzzi e ordì tutto l'inganno. Venne, portando la notte il grande Urano, e attorno a Gaia, desideroso d'amore, incombette e si stese dovunque. Ma dall'agguato il figlio si sporse con la mano sinistra e con la destra prese la falce terribile e grande dei denti aguzzi e i genitali del padre con forza tagliò e poi via li gettò dietro. Ma non sfuggirono invano dalla sua mano. Infatti, quante gocce sprizzarono cruente, tutte le accolse Gaia, e nel volgere degli anni generò le erinni potenti e i grandi giganti di armi splendenti che lunghi dardi tengono in mano e le ninfe che chiamano melie sulla terra infinita. Dunque, Crono scaccia la staticità di Urano. Il suo atto di volontà determina le condizioni della propria esistenza. Non solo pianeti del cielo stellato diventano coscienti di sé e consapevoli di se stessi, ma Crono aggiunge all'esistenza il potere delle trasformazioni. Il potere delle trasformazioni determinato attraverso volontà forgiata da ogni Gaia dell'immenso cielo stellato e brandita da ogni cuore attraversato dall'immenso Eros che spinge ogni essere a farsi Dio dilatando se stesso, compiacendosi del piacere che la dilatazione soggettiva comporta, abbracciando in un amplesso infinito libertà che attraversa ogni vivente. Crono porta questo in ogni Gaia del cielo stellato. Urano ha perso i genitali, Urano ha perso la forza attraverso la quale soffocare lo sviluppo soggettivo di ogni essere, di ogni coscienza di sé, diversa da ciò che brilla nel cielo stellato. Vabbè, oggi mi sa che mi sono diluncato un po' troppo, dovrò lavorare parecchio per riuscire a stare dietro e a farvela tutta senza interrompermi. Bene, per oggi siamo arrivati qui, la prossima volta parleremo della falce di Gaia e poi continueremo qui i genitali di Urano.
i genitali di Urano. Sapete cosa nasce dai genitali di Urano? Nasce la condizione con la quale ogni essere della natura potrà costruire se stesso. Dai genitali di Urano gettati nel mare vicino a Cipro sorge Afrodite. E Afrodite, come la Venere romana, altro non è che il metodo, il modo, la strategia con la quale gli esseri della natura costruiscono le relazioni col mondo circostante. Cioè farsi venere, venerare, circuire, ammagliare, affascinare. In questo modo gli esseri della natura devono, sottolineo, costruire le condizioni col mondo circostante. Il contrario di affascinare, di ammagliare, di venerare è stuprare, appropriarsi, saccheggiare. Per cui dai coglioni, dai genitali di Urano gettati nel mare nascono, vengono stabilite quelle che sono le condizioni attraverso le quali gli esseri da futura natura costruiranno le condizioni della vita per costruire se stesso nell'infinito dei mutamenti. Crono trancia i genitali ad Urano e tranciando i genitali ad Urano fa un patto con Urano. Urano viene sconfitto e permette a Crono che i suoi figli attraverso i mutamenti costruiscono il loro divenire eterni, ma nello stesso modo detta le condizioni perché i figli di Crono possono costruire il loro divenire nell'eternità dei mutamenti è quello di farsi Afrodite, è quello di vivere affascinando, ammagliando, di venerare la natura, venerare il mondo che li circonda. Se invece di fare questo si approprieranno, saccheggeranno, stupreranno, non potranno continuare nell'infinito dei mutamenti. E questo è il patto fra Urano e Crono. E vi assicuro che Crono, quando viene trapassato in altri sentieri religiosi, diventa lo stregone. A Roma Saturno è lo stregone. Saturno è quell'essere umano che si fa Dio, entra nella percezione, nei mondi della percezione, prende dallo sconosciuto quello che riesce a imparare, lo riporta nel mondo della ragione e a Roma il tempo di Saturno è ricordato come l'età dell'oro, perché Saturno prende dallo sconosciuto l'arte di coltivare i campi e la regala agli uomini. Prende dallo sconosciuto la letteratura e la regala agli uomini, prende dallo sconosciuto le leggi e la giustizia e la dà agli uomini. Cioè è quello che ha la capacità, quell'essere umano che ha la capacità di entrare nello sconosciuto, di prendere quanto serve e di trasferire fra gli uomini, fra gli esseri umani, quanto serve loro per costruire la vita, affinché altri Saturni si possano generare, dalla quantità genera la qualità, entrare nello sconosciuto e costruire il futuro. Ed ora questo entrare ed uscire dallo sconosciuto è Crono, è Saturno. Sono aspetti diversi dello stesso essere dei. Quanti dei ci circondano e quanti dei si muovono dentro di noi, solo noi possiamo riconoscerli. È chiaro questo. Questo è il paganesimo e questo è un elemento fondamentale di quello che stiamo tentando di dire in giro. Bene, mi fermo qui con la teogonia perché sennò comincio da un attimino i numeretti. 1, 2, 3, 4, 5, vabbè. Non giocatevi all'otto però, perché io non do i numeri all'otto. Sì, vabbè, dopo mi telefona quella, sai, io ho dei problemi, potresti aiutarmi, ho letto su internet che ti interessi di Castaneda. Oh, vabbè, se vuoi venire vieni pure, ma sono affari tuoi. Purtroppo non hanno ancora molte persone, non so se non hanno ben capito quello che stiamo facendo o fanno finta di non capire o fanno i figli di puttana, poi la stessa cosa. Va bene, allora cosa sta succedendo su internet? Su internet continuano ad arrivare lettere dall'America. Un certo Raven deve aver scritto dei libri di stregoneria sulla dea sul paganesimo, ma il paganesimo inteso come panteismo, cioè la dea femminile che attraversa gli uomini, da quello che ho capito, cioè che attraversa la vita.
e sembra che questo Raven in America abbia avuto un certo riscontro, perché su 10 lettere che ho ricevuto dagli Stati Uniti almeno 5 o 6 sono di streghe che seguono il paganesimo di questo Raven, hanno i culti alla dea. Cercherò di capire esattamente che Raven Grimassi mi sembra che si chiami, sì. Io veramente giuro, prima volta che lo sento, vabbè, io una via stregonaria un po' strana in effetti, rispetto all'insieme, cioè quasi che nasce dall'insieme però un po' appartata. Però dovrò leggermi questo, perché le persone che mi scrivono sono persone molto dolci, cioè sono persone molto aperte ed esprimono molto affetto, per cui chiaramente è un personaggio estremamente positivo questo, o almeno sono positive le streghe che lo hanno letto e che lo hanno interpretato. E niente, praticamente ricevo una barca di email dagli Stati Uniti. Altre cose, sì, hanno letto il pezzo tradotto in inglese, e purtroppo vengono a cercare altri pezzi in inglese, ma tradurre dei pezzi di filosofia, come faccio io, da italiano all'inglese, con persone che riescono a capire cosa io voglio dire in italiano, che è già difficile perché il mio italiano è pessimo, è complicata la filosofia perché sto lavorando su concetti che, vabbè, per quanto un buon filosofo insomma non li ritenga chissà cosa, però bisogna riuscirle a tradurre in un'altra lingua. Poveraccia mia figlia, che lei ci sta anche a tradurre, ma non è che la posso trasformare in un traduttore di robe mie, insomma sarebbe solo una violenza, anche se già mi fa un sacco di favori. Insomma, io ho messo una conferenza in inglese e altre 3-4 cose, però questi continuano a chiedermi altri pezzi in inglese e io purtroppo non sono in grado di accontentarli. O imparano loro l'italiano o dovremo aspettare che venga fuori qualche altra traduzione. Comunque dall'America sono arrivate almeno una quindicina di lettere, 10-15 email, insomma. Va bene, direi quasi più che dall'Italia, tutto sommato. Visite ai siti continuano a aumentare, vabbè, lascia il tempo che trova. Vabbè. Comunque il pensiero si sta diffondendo, insomma. Questo è abbastanza positivo, direi. Vabbè, passiamo a un altro discorsetto, va. Cambiamo argomento prima di dare via le telefonate. E l'argomento che parliamo, qual è il solito argomento? È la magia nera, no? La sottomissione, l'arte di sottomettere, l'arte di distruggere l'essere umano.